Bentornati di nuovo sul canale di IoSonoLaMia.it. Oggi dedico un video per scoraggiare le persone che hanno intenzione di drogarsi per avere esperienze, diciamo, di stampo mistico. Purtroppo la spiritualità diventa talvolta un pretesto per drogarsi ed in quel momento, in quel preciso istante, smette in realtà di essere spiritualità. Le persone che si rifanno continuamente allo sciamanesimo, eccetera, eccetera, in realtà non hanno intenzione di elevare se stesse dal punto di vista spirituale, ma semplicemente il desiderio di vedere cosa c'è oltre, diciamo così, il confine dei sensi fisici. Vogliono semplicemente fare delle esperienze in dimensioni altre e comunque, li voglio scoraggiare anche in questo caso, dato che le esperienze che vanno a fare sono falsate, non sono accessi alla quinta dimensione, sicuramente non si può accedere dal punto di vista mentale, dato che, come spiego spesso, la quinta dimensione è una dimensione che è appannaggio puramente del sé, dell'essere. Quindi della nostra parte squisitamente emozionale e sentimentale. Un'esperienza mentale che si possa in seguito raccontare, la si può ottenere in quarta dimensione, certo, anche attraverso stati alterati di coscienza, indotti da sostanze psicotrope o allucinogene. Però anche in questo caso non sono mai esperienze reali, diciamo affidabili, genuine, perché la sostanza stupefacente che si va ad assumere è sempre comunque condiziona sempre comunque l'esperienza, dato che impedisce di fatto alla persona di avere un accesso oltre la terza dimensione nel pieno delle proprie facoltà. Perché questo? Perché le sostanze che queste persone che si drogano per fare esperienze di quarta dimensione dovrebbero essere prodotte da noi, non immesse dall'esterno. Mai andrebbero fatte queste cose. Anche perché a cosa vi serve? A cosa serve poi, dopo essersi drogati, tornare e raccontare di esperienze alle quali poi non crederà nessuno, perché saranno comunque sempre comunque i racconti di un drogato. Giustamente, perché è questa la realtà. La realtà delle cose è, diciamo, paragonabile alla condizione dell'alcolista. Cioè, praticamente, per fare un esempio, in modo da poterci capire, da poter comprendere qual è la differenza tra una reale esperienza in quarta dimensione ed un'esperienza invece indotta da sostanze. E la persona che vuole sentirsi più sicura di sé oppure più allegra beve un bicchiere, beve un whisky oppure due oppure tre oppure qualche bel bicchiere di vino, eccetera. Ed effettivamente poi inizia a sentirsi più allegra e più sicura di sé, però allo stesso tempo perde anche delle proprie facoltà, nel senso che si sente sicura di sé, però in realtà non può combinare niente, perché è ubriaca, la persona non è più in possesso delle sue piene facoltà mentali e fisiche. Di conseguenza queste qualità, chiamiamole così, che la sostanza emessa dall'esterno sembra conferire, in realtà tolgono qualcos'altro che gli dà la possibilità di essere veramente in condizioni di riportare poi un'esperienza genuina e che abbia una credibilità, che sia un'esperienza che si possa raccontare, dalla quale si possa poi anche credere. Sia perché è stata fatta
condizioni di piene facoltà dell'individuo, sia perché si sa che l'individuo è un mistico autentico e che non è una persona che ha bisogno di drogarsi per entrare, come si dice, in trance. Ecco, e questa è la grande differenza tra i veri mistici e gli sciamani ed altre persone che si drogano per entrare in condizioni di alterazione di coscienza, dalle quali poi si portano dietro delle esperienze che non hanno, lasciano assolutamente il tempo che trovano. E questo video volevo appunto dedicarlo a scoraggiare le persone a drogarsi in qualsiasi caso e ancora di più nel caso in cui pensino di avvicinarsi ad un qualche tipo di spiritualità o ad altre dimensioni per quello che realmente esse rappresentano attraverso le droghe. No, questo non è assolutamente possibile, è sbagliato e non serve assolutamente a nulla. Quello che bisogna fare è contare su se stessi, sulle facoltà che noi abbiamo di natura e che la natura può darci in più. Sullo Spirito Santo bisogna lavorare bene con l'energia sessuale, bisogna tornare al seme di quinta dimensione che abbiamo posto nel petto, realizzare il matrimonio mistico nel cuore e nel talamo, e da lì poi si aprirà tutta una condizione energetica e multidimensionale che automaticamente, genuinamente, metterà l'individuo in condizione di visitare la quarta dimensione ed avere un sentire di quinta, e sarà una cosa naturale, bella, genuina e continua, non soltanto l'esperienza di 5 minuti frutto dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Ecco, questo video lo terminiamo qui. Vi ringrazio per avermi seguito. Come sempre vi esorto a visitare il sito iosonolavia.it, dove pubblico articoli che trattano di questo e di altri argomenti molto approfonditi, ed in più iscrivetevi al canale se volete e se volete commentate il video. Bene, grazie per avermi seguito e alla prossima. Ciao.